Bene raga, dopo aver salutato Sara, sto per salutare anche la Svizzera, ma soprattutto saluto le Alpi. 506 chilometri. Raga, sono un decimo della strada, sono un decimo. Guardate come sta cambiando il panorama. Che cazzo. Allora, credo siano le 7 passate, ma proprio di brutto. Sto avvicinando a Costanza. Appunto che devo mettere giù la tenda. E più mi avvicino alla città, più diventa difficile. Ma qua, ehi 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 raga, ehi ehi ehi, potrebbe non essere male qua. E là è Costanza, raga. Come reinterpreto questa cosa qua? Possiamo portare giù la bici e poi vediamo. Non lo so raga, da quando sono arrivato che c'è sta voce al megafono. A sto giro ho trovato un posto secondo me figo. Sono un po' in mezzo al casino, ma comunque appartato e molto easy. Sono super nascosto, c'è una spiaggetta. E laggiù sto facendo un time lapse. Qua secondo me ci vengono spesso. Niente raga, adesso mi metto qua a mangio e poi niente, lasciarlo un po'. Stasera magari posso pensare di fare anche qualche foto qua fuori. Mo magno. Beh, è una bella sensazione però, perché mi sento tipo a Viverone quando sono dalla parte delle palafitte. Da quell'impressione lì, cioè il livello di sciallezza. This camping Fisher House. Or from boat, this yeah, way, yeah. Yeah. Here, immer, leben, immer, immer, every day here. Wohnen, wohnen. You see the Springbrunnen, diese. Yeah, 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 okay, okay, yeah. Yeah, in the lake. Oh, okay, the firework. If you want. Flash wants die, oh, they die. I'm 51. 27. 27. 27, yeah. 27, okay. Ich habe Feuer gemacht. Wie Costaway. Ah, mit dem. Ah. Die Schauspieler, diese. Yeah, okay. What's your name and what's your elder? Omar. Omar. Yeah. The Omar. And your? Oliver. Oliver. Yeah, Oliver. Nice to meet you. Oliver. Omar. Nice to meet you. Hey, yeah. Nice to meet you. Oliver. Yeah. Yeah. Nottata tranquilla. Sì. Beh, buonanotte. La gente. Allora, adesso volevo fare colazione, ma ci ho ripensato. Prima smonto la tenda e poi faccio colazione. Mangio due noccioline e riparto. Dobbiamo attraversare il confine con la Germania adesso. Certo che gli anacardi al curry sono devastanti, sono buonissimi. Cos'è? Allora, dunque dovremmo esserci, Sono al casello. Dogana senza casellanti. Entrata nell'Unione Europea senza nessuno. Boh. Che figo.
non me l'aspettavo. Ma minimamente proprio. Da qua non so ancora bene la strada che devo fare. L'unica cosa che sto seguendo adesso è per un paesello che è praticamente appiccicato a qua, che ha un traghetto che ti porta dall'altra parte del lago. E poi da lì taglierò su dritto per la Germania, in direzione Stoccarda. Quindi aspetto ancora. Sì, ma vieni verde o... Ah ok, boh, bastava chiederlo. Hello. One ticket for me and my bike. Yeah. Okay. You can be on board. Oh, okay. Thanks. Yeah. Thank you very much. No problem. Oh, thanks. Deutsch? No. English? Yeah. Yeah. From Italy. Oh, from Italy. Yeah. Okay. You want to go to? Norway. Norway. Yeah. Okay. I try. How much kilometers you drive? For now, 539. When you want to go back? The end of the summer. Okay. Yeah. Okay. Which town? Turin, Milan, in the north of Italy. Okay. Yeah, okay. Near the Alps. Okay. Yeah. Good luck. Oh, thanks. Yeah. Thank you very much. Lì è Rosy. Io devo fare il biglietto. Dove cazzo si fa il biglietto? To make one photo from you. Oh yeah, yes? Okay, yeah, thanks. Today it's raining, no? No? I hope no. No. It's the first time for me in Germany. Okay. You speak English in Italy. Yeah, nothing else. English, more or less. Okay, it's okay. No, our village is a little late in my country. Okay, yeah. In my village. Okay. Small. Wow. They drive one boat. Even me, I live near a lake, but it's very small. Okay. Yeah. From the farm, it's so easy, no? Only one way. Oh, yeah, only one way. I'm a fish. Perfect, vielen Dank. Thank you very much. Raga, pazzesco. Che grande. What's your name? Omar. Omar? Omar. Yeah, Omar. And you're? Stefan. Stefan. Okay, can I take a picture with you? Me too. Comunque raga, Stefan e sua moglie, mamma mia, queste cose veramente raga, svoltano la giornata. Ho appena realizzato che mi sto addentrando nel magico entroterra della Germania. Raga, non sono mai stato in Germania, chissà come sarà, sicuramente lo sarà, chissà quanto lo sarà. Oh, ma guardate un po' cosa diavolo ho trovato, là e là. Bene sì, esiste un paese che si chiama Salem. Basta raga, sono le 2, adesso mi fermo a mangiare. Qua c'è anche la fontana, le panchine, un posto easy, siamo a Salem. Dunque, il menù di oggi prevede del mais, un po' di noci, frutta secca e robe varie e dei biscotti che mi aveva fatto mia mamma. Comunque sono le 3:30. Alla fine mi sono fermato più di un'ora. Io non capisco cosa sono queste cose. Cosa funzionano queste cose qua? Raga, cioè, è tipo uno scambio di libri gratuito. Ci sarà un libro in italiano? Sì, figurati. No, nessun libro in italiano, però ho lasciato questo. Momento di fare affari qua. Probabilmente quella poltrona è pure bella.
perché come insegna Olivero bisogna sapere guardare l'immondizia con occhi diversi. Cazzo, non è facile. Dunque, le previsioni dicono che è bello, ma è un casino. Ci saranno comunque temporali stasera e sta andando verso nuvole non troppo belle. Guardate un po'. Io dove che devo andare? Forse meglio che guardi. Raga, raga, appena finito una salita folle. Guardate che culo. Proprio adesso sta iniziando a piovere. Poi magari non peggiora, però se posso evitarlo. Beh raga, grandine pure. Ti facciamo un bel cocktail dopo. Cazzo sì, un bel mojito. Un fottuto mojito mi faccio dopo. Ah sì. Wow! Che frescura! E vai così, cazzo, vai! Spacca tutto! Ma che roba! Siete sporchissimi! Madonna. Sì. Poi vi pulisco meglio, eh. Comunque, sta calando di brutto, raga, cioè ormai ha quasi smesso. Allora, c'è il sole, andate a velocità controllata, piove, andate a manetta. Ma che cazzo è? Eh? Ed ogni giorno vivrò un po' meglio sapendo che oltre le nubi il sereno c'è. Oh. Ah. E basta. Cioè che poi che spero di trovare in Norvegia, il sole, gli arcobaleni. Sarà così tutti i giorni. Dai, su. Andiamo. Traffico. Raga, mi verrebbe già voglia di mettermi sotto una di quelle tettoie e bivaccare. Sono dei bei boschi. Dunque, raga, la strada si è fatta sterrata e passa dentro quel bosco laggiù che è totalmente buio, raga. Non so se mi fido a farlo adesso. Quindi penso che magari metterò la tenda qua dietro. Fa abbastanza schifo, nel senso che, non so, non mi ispira granché. Però sembra tranquillo. Metto poi la tenda qua. E la cosa buona è che non ci sono alberi attorno. Quindi, contando che c'è un temporale in corso e ci sarà probabilmente per tutta la notte, qua è buono. Dai, montiamo la tenda al volo e buttiamoci dentro. Bene che c'è la tenda, però si è bagnata anche dentro. Devo inventarmi qualcosa per asciugarla un po'. Sto andando a dormire senza cena perché non ho fame e mi stavo già addormentando. E sta pioggia non cala. Vabbè, comunque, buonanotte raga. Buonanotte. Prima notte in Germania, beh, pensavo di passarla in modo più asciutto.